e anche imprenditori che per una parte ci hanno creduto e diciamo per questo noi chiamiamo il mio amico Caputo che... Grazie dottor Calenda, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito all'associazione da parte dell'associazione Nord Sud, dal promotore dell'iniziativa Severino Nappi. Io sono qui, credo, in veste di animatore di un centro studi che raccoglie in giro per l'Italia 200 tra professionisti e imprenditori che vogliono tentare di riportare un po' di discorsi e contenuti all'ordine del giorno, ma immagino anche che per il mio trascorso ultra decennale nel movimento dei giovani imprenditori di Confindustria. Devo dirvi, quando Severino mi ha invitato, la prima domanda che mi sono fatto, vi confesso, è stata: ma se qualcuno ti chiedesse a quali luoghi associ i tuoi 10 anni di movimento dei giovani imprenditori di Confindustria legate alla città di Napoli, ovviamente io penso a luoghi come le catacombe di San Gennaro, penso al Museo di Pietrarsa e penso anche ovviamente a Città della Scienza. L'ordine non è esattamente questo, ma comunque la risposta che mi do è questa. Io ricordo esattamente dove ero quella sera del 4 marzo, cosa stavo facendo e soprattutto quello che poi accadde dopo all'interno del movimento dei giovani imprenditori. Eravamo una settimana dopo il 4 marzo, eravamo a Mirandola con la nostra assemblea mensile perché volevamo lì testimoniare vicinanza a quei territori che poco tempo prima erano stati colpiti da una calamità naturale, il terremoto, e quindi volevamo andare, eravamo in una zona industriale particolarmente colpita e amici di tutto il movimento venivano, io ero allora presidente dei giovani di Napoli, e mi dicevano: facciamo qualcosa, proviamo a fare qualcosa, ma perché non spostiamo il famoso convegno annuale di Capri a Napoli e testimoniamo la vicinanza alla Città della Scienza. Ho scoperto poi negli anni che in realtà è un trappolone che mi si voleva fare perché intanto preparavo il mio passaggio al nazionale, ma ovviamente la prima cosa che feci, chiamai il mio amico Ripardi che non è voluto venire alla lavagna e iniziammo a ragionare su cosa si potesse fare. Vi confesso che fu una decisione assolutamente non semplice. Vivevamo un momento all'interno dei giovani di Confindustria in cui Capri veniva vista male come location, per cui io potevo passare il presidente dei giovani di Napoli che aveva definitivamente affossato Capri. Per fortuna 2 anni dopo poi ci siamo ritornati, ma in ogni caso decidemmo che qualcosa dovevamo farlo. Ad ottobre del 2013 eravamo a Napoli, eravamo a Città della Scienza e oltre a fare la visita sui luoghi del disastro, pensammo che piuttosto che allacciarsi a quelle iniziative di beneficenza, di raccolta fondi che anche Confindustria Madre stava realizzando anche con un certo successo, noi in quanto giovani dovevamo essere vicini a qualcosa di diverso, dovevamo fare qualcosa di diverso per Città della Scienza e decidemmo di essere vicini a una realtà che stava nascendo, che era incubata in quel periodo nelle stanze di Città della Scienza, investendo. Non volevamo fare beneficenza, volevamo investire nel futuro di 3 giovani meritevoli che avevano come unico obiettivo e volontà quella di realizzare la propria idea, realizzarla a Napoli partendo da Città della Scienza.